In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Per costruire una torre servono soldi sufficienti. Per vincere in guerra serve un esercito perlomeno numeroso quanto l'altro. Fin qui ci siamo. Ma per seguire Gesù dobbiamo rinunciare ad ogni bene. È il paradosso del Vangelo. Non si va in cielo né con i soldi né con un forte esercito, ma neppure tenendoci stretti e legando a noi affetti e amicizie. Chi si lega sulla terra si appesantisce per il cielo. Occorre sciogliere legami e catene. Dice così poeticamente il cantante Niccolò Fabi. Lascio andare la mano che mi stringe la gola, lascio andare la fune che mi unisce alla riva, il moschettone nella parete, l'orgoglio e la sete, lascio andare le valigie, i mobili antichi, lascio andare il destino, tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Per ogni tipo di viaggio, meglio avere un bagaglio leggero. Cerco di non trattenere più nulla, lascio tutto fluire. La salvezza non si controlla, vince chi molla. Vi invito ad ascoltare la canzone postata da YouTube sugli approfondimenti del Vangelo nella sezione web app. Per motivi di SIAE ovviamente non possiamo pubblicare la canzone per intero sull'app.